nata prima la Pokéball o Voltorb? Questa domanda attanaglia le menti di ogni fan di Pokémon sin dai primi giorni. Per risolvere questo paradosso, esiste una teoria molto interessante che oggi vi andrò ad esporre, ma andremo anche più a fondo nella ricerca, creando una rete di collegamento con molti altri Pokémon. Iniziamo con l'analizzare Voltorb. Si tratta apparentemente di una Pokéball, con però due dettagli differenti. Non presenta nessun pulsante al centro e, cosa più importante, possiede due occhi a dir poco aggressivi. Se per il primo punto basta notare come il disegno di prima generazione della Pokéball fosse decisamente più grande di adesso e privo del famoso pulsante, gli occhi sono di certo più difficili da spiegare. Se la Pokéball fosse stata creata prima di lui, come diavolo avrebbe fatto a nascere Voltorb ed essere così simile ad essa? E poi, perché quegli occhi? La risposta potrebbe essere ricercata in altri Pokémon, in particolare nell'unica catena evolutiva di tipo spettro della prima generazione. Ancora più nello specifico, sto parlando di Haunter. Questo Pokémon, come il Pokédex testimonia, può attraversare tranquillamente gli oggetti, ma allora, se entrasse in una Pokéball, non potrebbe tranquillamente uscirne? A quanto pare no, dato che Haunter è perfettamente catturabile. Ecco dunque il fulcro della teoria. Voltorb si è creato nel momento in cui un Haunter, in maniera più o meno accidentale, ha attraversato una Pokéball senza mai riuscire ad uscirne. Pokéball che ricordo, in prima generazione, essere molto più grande del normale, dunque, presumibilmente, delle dimensioni di un Voltorb. A questo punto, come qualsiasi spettro, ne ha preso possesso, tentando di farsi ripetutamente esplodere per scappare da essa, senza però riuscirci, e creando dunque una nuova catena evolutiva. Dunque, il mistero pare essere svelato. La Pokéball nacque prima di Voltorb, che sarebbe la conseguenza di un errato inglobamento di un Haunter. Ma allora, come spiegare Fungus? Il Pokémon di quinta generazione ha la forma di una Pokéball anch'esso, una Pokéball questa volta più moderna. Come avrebbe potuto lui formarsi dopo la creazione della Pokéball, essendo un fungo? In realtà, secondo questa teoria, Fungus fu il modello sul quale vennero disegnate le Pokéball, modello visto dagli abitanti di Kanto ad Unima. Per capire un po' meglio il collegamento tra le due regioni, vi invito a guardare un video che vi lascerò in descrizione fatto da me con un'altra teoria a riguardo. Chiuso questo discorso, torniamo un momento alla catena evolutiva di Haunter. Uno spettro che dunque prende possesso di un oggetto e crea un nuovo Pokémon. Ora, uno spettro è quasi sempre reduce da qualcosa, sia vivo che inanimato, giusto? Froslass era una ragazza che è morta nella bufera, Phantump un ragazzo che morì nella foresta, Banette una bambola intrisa di rancore. Dunque, Ghastly e catena evolutiva, cosa sono esattamente? Una teoria che in passato ho trattato anch'io sostiene che questo Pokémon sia il fantasma di un Cloyster, teoria basata sulla netta somiglianza tra i due. È quindi possibile che si crei una grandissima catena evolutiva tra tutti questi Pokémon? Proviamo ora a ricapitolarla. Un Cloyster, morendo, ha generato Ghastly, che evolvendosi diventa naturalmente Gengar. La fase di mezzo, ossia Haunter, diede vita a Voltorb a causa della sua inglobazione sbagliata all'interno di una Pokéball, generando a sua volta una nuova specie di Pokémon. In tutto ciò, non abbiamo solo risolto il paradosso, ma creato una sorta di collegamento tra due Pokémon che tra di loro non c'entrano assolutamente niente. Ovviamente, la teoria non pretende di avere ragione, solamente di fornire una spiegazione, o quantomeno un'ipotesi, a questo paradosso infinito. Voi cosa ne pensate? Scrivetemi la vostra in un commento. Prima di lasciarvi, vi lascio con una piccola curiosità. La pre-evoluzione di Cloyster, Shellder,
è anch'essa legata ad un altro Pokémon molto particolare, Slowpoke. Che la nostra infinita catena possa addirittura andare oltre. Se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un bel mi piace, un commento e un'iscrizione al canale. Noi ci becchiamo in un prossimo video.